tutta la mattina su Rai 3. Si sta percorrendo il penultimo giro, c'è all'attacco lo spagnolo Perico Delgado, è inseguito da un gruppo di una trentina di uomini, di cui fanno parte sei azzurri, vale a dire Bugno, Cassani, Fondriest, Giovannetti, Ballerini e Chiappucci. Ecco inquadrato ancora Perico Delgado, che è scattato pochi chilometri fa, proprio all'inizio di questo giro, quando il gruppo che si era selezionato nel giro precedente per l'azione di Fondriest era passato in sotto le tribune. La corsa finora non ha vissuto di molti episodi, si è andato avanti a una velocità abbastanza sostenuta di circa 40 orari. Per i primi 9 giri non ci sono state azioni di fuga. È stato molto bravo in questi primi 9 giri, cioè nei primi 140 chilometri, Vito Bontempi, che ha lavorato moltissimo, è stato praticamente sempre in testa al gruppo, controllando la situazione. Bontempi, fra l'altro, anche l'unico italiano che finora si è ritirato. Poi c'è stato un tentativo da parte di Chiappucci, che ha cominciato a movimentare. L'azione di Chiappucci ha creato prima un gruppo di 11 uomini e poi su Chiappucci, che è nuovamente scattato, si sono portati Della Cueva, Van Hooydonk, Lelli, Aldag e Richard. Successivamente è entrato anche Camargo. L'azione di fuga del gruppetto di Chiappucci intorno al 150esimo chilometro è andata avanti per circa 20-22 chilometri con un vantaggio massimo di una trentina di secondi. Poi, esaurito questo episodio, c'è stato un altro attacco da parte di Breaking, raggiunto da Craveola, vantaggio massimo di 40 secondi. Poi ancora un giro con il gruppo compatto, intanto arrivava la notizia del ritiro di Greg LeMond, coinvolto con Sierra in una caduta. Sia l'americano che il venezuelano sono stati costretti al ritiro. E poi c'è stato il momento di azione da parte di Fondriest, che è scattato nell'unico tratto in salita del circuito. La sua azione ha allungato il gruppo, ha creato la situazione. Intanto vediamo che sta uscendo Rob Gulls all'inseguimento di Perico Delgado. Gulls fa parte del gruppo che sta inseguendo appunto Delgado, cioè del gruppo che si è selezionato sull'azione di Fondriest nel corso del tredicesimo giro. Sono 16 giri in tutto. Gulls ha raggiunto Delgado, ecco qua il tedesco Gulls che ha raggiunto e staccato Pedro Delgado, Rolf Gulls di Stoccarda. Ecco che anche Rouet, ecco qua Gérard Rouet, il francese Gérard Rouet, ripreso, riassorbito dal gruppo Pedro Delgado. Si susseguono gli scatti, ora c'è Rolf Gulls, il tedesco, e il francese Gérard Rouet, terzo alla Trevalli Varesine. Poi vediamo cosa succede alle spalle di questo tandem. Ecco Dirk De Wolf, ecco che si porta in prima posizione Indurain. Dirk De Wolf smanetta sul cambio, Dirk De Wolf secondo l'anno scorso in Giappone. C'è anche Danens, poi vediamo Indurain, poi ancora Danens. Le maglie degli azzurri sono tutte là, ecco Bugno sulla sinistra, Motte nella scia di Bugno, scatta Bugno, scatto di Bugno con Charlie Motte nella scia, si volta Bugno, scatto in progressione. Ormai il tandem di testa composto da Gulls e da Rouet sta per essere raggiunto da Bugno con Charlie Motte. Ecco Gulls in difficoltà, poi Rouet, poi ecco Bugno, poi Motte, e nella scia di Motte ecco Indurain. Auguriamoci che in questo finale non ci siano altri incidenti. Questa mattina la bandiera tricolore ha coinvolto in una caduta argentina, adesso abbiamo visto un tifoso che ha gettato un secchio d'acqua non certo gradito da Bugno che ora produce il suo forcing, un Bugno che ricordiamo ancora in testa alla grande a San Sebastiano, nel classico di San Sebastiano, e proprio con un'azione di questo tipo, un'azione in progressione, Bugno è volato verso il successo. Adesso Bugno controlla, ecco che passa Charlie Motte, primo piano di Charlie Motte, mentre si riporta sotto, vediamo
Arroyo, ecco Imbode, poi Machler, la composizione esatta del gruppo di testa: Fondriest, Bugno, Chiappucci, Cassani e Giovanetti, gli azzurri, poi il francese Cornier, il colombiano Rico, il sovietico Ugrumov, il tedesco Undermart, il colombiano Mejia, che è stato il migliore dei giovani, ecco Odd, il migliore dei giovani, mentre vedete Stefan Odd, il migliore dei giovani al Tour de France, poi l'olandese Massen, il velocista olandese, poi il danese Hamburger, poi il danese Reis, lo svizzero Imboden, l'australiano Stefan Neil, poi il belga Rosen, il vincitore del Giro della Svizzera, lo spagnolo Indurain, il francese Mbotté, il belga De Wolf, il tedesco Golf, ecco che scatta Machler, poi l'irlandese Irli, il francese Fignon, Machler, poi Lauritsen, Rue ancora in quadrato, mentre Fondriest che è in seconda posizione nella scia di Marc Madiot, scatto di Fondriest, è uscito il pedale a Fondriest che però riprende, scatta nuovamente Fondriest che già in precedenza avevamo visto all'attacco, Fondriest proprio su questa salita, Fondriest che è il leader della classifica di Coppa del Mondo, Fondriest all'attacco con Marc Madiot in seconda posizione, vediamo ecco che la regia ci ripropone l'attacco, lo scatto di Fondriest e l'incidente occorso a Fondriest, il gruppo con Chiappucci, con Bugno, con Mottè, con i due colombiani in testa. Concludiamo, ecco che Fondriest è riuscito a staccare Marc Madiot, Fondriest solo al comando quando sta per terminare il penultimo giro, Fondriest all'attacco, tenta disperatamente Marc Madiot, il vincitore della Roubaix, di rimanere della scia dello scatenato, Fondriest si rialza, Madiot, ecco intanto vedete 5 ore 46 primi di gara con una media di 39.488, mancano 25 chilometri alla conclusione del Golf che si incarica di guidare l'inseguimento del gruppo, gruppo che comprendeva anche il norvegese Lauritsen, l'olandese Teunisse, l'australiano Oggi, il belga Danens, l'argentino Castro, il colombiano Palacio, il francese Madiot, il messicano Arroyo, Rox, Delgado, Rue. Mi è sembrata un'azione molto bella questa di Fondriest, ha avuto la sfortuna che gli è uscito il pedale e ha perso qualche secondo perché altrimenti avrebbe passato ancora prima questo francese, ma mi è sembrato ecco il francese che sta cercando di recuperare e sembra che ci riesca, potrebbe anche essere una fuga 2 anche abbastanza interessante. Fondriest ha direi sfruttato il momento in cui Bugno aveva fatto il suo sforzo per prendere i due fuggitivi Delgado e Rue, quindi questo è di contropiede, è in ottime condizioni Fondriest, quest'anno non ha vinto molto ma è in testa alla classifica di Coppa del Mondo ed è un corridore molto portato per queste classiche, per queste gare di un giorno solo, ha vinto il campionato del mondo a René, quindi era stato un po' bistrattato perché dicevano che se non fossero caduti né Criquion e Bauer forse non avrebbe vinto, ma adesso sta dimostrando che Fondriest è in condizioni di poter vincere anche un mondiale senza le cadute degli altri. Intanto Marc Madiot in difficoltà sullo strappo, sull'unica salita di questo percorso, si è ripreso, ora si mantiene nella scia di Fondriest, è sempre Maurizio Fondriest che si incarica di tirare, Maurizio Fondriest chiede il cambio a Marc Madiot, vediamo se Marc Madiot si porta in testa, bisogna vedere se si porta in testa per respirare come si dice in gergo o per collaborare con il Trentino. Ma visto questa azione sì, sembra che abbia più riposato che tirato, perché Fondriest come è andata a ruota gli ha dato il cambio subito e c'è un altro ritmo nelle gambe di Fondriest, certamente forse Madiot deve fare il gioco di Mottè, quindi tirerà ma non tirerà al massimo, ma l'importante secondo me è che finiscano questo tratto, vadano giù in discesa e poi riprendere l'ultimo giro la salita, perché se le condizioni di Fondriest mancano queste certamente
sicuramente ha la possibilità di staccare Madiò. 15 secondi soltanto per il tandem al comando Fondrieste e Madiò. D'accordo, Madiò è compagno di squadra di Charlie Mottet, tutte e due sono della RMO, ma credi realmente che Madiò faccia il gioco di Mottet? No, in una prova come il campionato del mondo fa il suo gioco, cioè fa il suo gioco nel senso che dirà magari a Fondrieste che la scusa che c'è dietro Mottet, però vedo che adesso si sta girando e adesso sembra che collabori un po' di più, mentre ecco questo è il gruppo inseguitore. 15 secondi non sono moltissimi, ma certamente adesso tocca agli spagnoli e agli olandesi a inseguire, perché gli italiani e i francesi che hanno direi tenuto questa corsa dominata dall'inizio sono tutti e due in fuga. Finalmente gli azzurri possono tirare un po' il fiato, sono gli altri che devono condurre. Abbiamo parlato di un campionato del mondo velocissimo, 39.736, non è la media record, perché la media record è quella stabilita nel 1985 al Montello con 41.501, poi nell'82 Goodwood dove trionfò Saronni 41.026. Sempre ecco intanto Massen che fa l'andatura, però Fignon... con Laurent Fignon in seconda posizione. Sono gli olandesi che fanno l'andatura, Massen, Fignon si mantiene in seconda posizione. Sì, credo che ormai, come ho detto prima, il gioco sia tra tirare tra gli olandesi e gli spagnoli, mentre vediamo davanti tutti gli italiani e i francesi che stanno facendo il gioco di squadra, perché è una fuga per noi interessantissima questa, perché abbiamo dietro altri quattro corridori, abbiamo dietro Bugno, Chiappucci, Cassani e Giovannetti, quindi soprattutto credo che è interessante per il fatto che Bugno può stare tranquillo eventualmente in un ricongiungimento e eventuale rivimbolata. Ecco i francesi davanti con gli italiani, mentre c'è solo un olandese, quindi vedo che gli olandesi non c'è molto accordo, anche perché gli olandesi sono solo Tenis e Rox, credo, quindi Massen non tutti i corridori che vogliono vincere più che aiutare gli altri. Tenis, Rox e Massen, tre corridori vincenti, anche se il Teunisse di quest'anno non è certo quello dell'anno scorso, dopo tutti gli incidenti che gli sono capitati, dopo le squalifiche per essere risultato positivo al controllo di doping, è ancora tanto se Teunisse è riuscito a portare a termine un dignitoso Tour de France. Massen in testa con Fignon in seconda posizione, ecco Marc Madiò che si è deciso finalmente a dare una mano a Fondrest. Dobbiamo dire che con ogni probabilità Marc Madiò doveva ancora recuperare lo sforzo effettuato sulla salita del percorso, intanto sale a 19 secondi il vantaggio di Marc Madiò e di Maurizio Fondrest. Giorgio Martino. E c'è da sottolineare, mentre sta per concludersi questo penultimo giro, siamo al limite dei 18 minuti e mezzo del giro, quindi fra circa 3-4 minuti si concluderà il giro, c'è da dire che per due volte consecutive Maurizio Fondrest ha fatto la sua azione, ha promosso la sua azione nel tratto in salita, cioè proprio Fondrieste che fra i tanti capitani della squadra azzurra forse era quello meno atteso per quanto riguarda la salita. Fondrieste era più atteso in un eventuale arrivo in volata di un gruppo ristretto, proprio perché maggiormente dotato di uno spunto veloce, non proprio da sprinter ma comunque sicuramente da eccellente in volate non super affollate. Invece, e questo mi sembra che sia doveroso sottolinearlo proprio per evidenziare quella che deve essere al momento la condizione di Fondrieste, il trentino per tutte e due le volte che ha creato la selezione, e in pratica sono stati proprio i suoi due attacchi le cose più importanti, più significative di tutto quanto il mondiale finora, lo ha fatto sempre in salita. La sua prima azione ha provocato la vera e propria selezione con l'isolamento al comando di un gruppo di una quarantina scarsa di unità, e poi il secondo tentativo sempre sullo stesso punto operato da Fondrieste e risultato ancora una volta efficace e positivo, ha portato l'azione di fuga da parte di Fondrieste sul quale soltanto Marc Madiò è riuscito a mantenersi, e ci sembra di vedere che al di là di quello che può essere il tatticismo di Madiò che sta cercando di sfruttare al massimo l'azione dell'azzurro
cercando di conservare il più possibile energia, anche se come vedete i due continuano spesso a parlarsi, a scambiarsi qualche opinione, qualche incitamento, qualche consiglio, qualche giustificazione. Evidentemente Madio e Fondres hanno, nel momento in cui si portano a tirare, un ritmo completamente diverso. Quando tira Madio è quasi un momento di relax, quando è Fondres che va a tirare, vedete, Madio è costretto a impegnarsi per mantenere il treno del ritmo imposto da Fondres. C'è sempre la sensazione che i due debbano separarsi quando è Fondres che va in testa a tirare con maggiore veemenza, e invece quando è Madio che va a fare il suo turno in testa il ritmo cala. Comunque il vantaggio nei confronti del gruppo degli inseguitori, come vedete, i francesi e gli italiani sono lì a controllare, a spezzare il ritmo, a impedire che l'azione di inseguimento abbia una maggiore consistenza, e qui il vantaggio si mantiene intorno ai 15-20 secondi. Vuol dire questo che è ancora tutto possibile, anche se ora c'è una tendenza all'aumento del vantaggio. 24 secondi è l'ultima indicazione, adesso la potremo verificare meglio quando i corridori entreranno nella dirittura d'arrivo. Sono già entrati nella zona delle tribune, riconoscete ormai, potete riconoscere ormai la caratteristica della zona dell'arrivo. I corridori passeranno qui sotto le tribune, a quel punto suonerà la campana, comincerà l'ultimo giro e quindi mancheranno soltanto 15 km 800 metri alla conclusione, e a quel punto Fondres avrà nuovamente lo stesso tratto in salita che gli ha consentito di effettuare le sue due azioni, che sono state le cose migliori, più importanti di tutto questo mondiale. Avrà ancora quel tratto in salita per scrollarsi di dosso nuovamente a Marc Madiot e per cercare di andare alla conquista di un clamoroso bis della maglia iridata. Per Adorni è la fuga decisiva, Marc Madiot, Maurizio Fondres, per Vittorio Adorni è la fuga decisiva, ma sentiamo se è di questa opinione anche Francesco Fondres, per un anno fratello minore di Maurizio. Non sono proprio sicuro se arrivano, vedo vanno, stanno andando molto d'accordo. Il problema è che se non guadagnano più di tanto, cioè voglio dire intorno ai 30 secondi, qualcuno da dietro può rientrare sui primi. Adesso vediamo un po' come si svolge la corsa dopo questo ultimo passaggio. Ed eccoci all'ultimo passaggio, suona la campana, mancano 15 chilometri alla conclusione. Fondries si volta, ecco che suona la campana, un giro al termine. Fondries e Marc Madiot, il francese in fuga. Ecco, siamo già a 10 secondi, 5 ore e 57 minuti di gara, 16 secondi per Marc Madiot e Maurizio Fondres, il gruppo guidato da un colombiano. 28 secondi per il gruppo in prima posizione, c'era Efraim Rico. Allora, io credo che uno dei problemi possono essere proprio gli olandesi con Steven Rox, il quale ha mandato davanti, vedo, Franz Massen e l'altro colombiano che probabilmente con l'avvolo, Rincon, e stanno mantenendo, limitando lo svantaggio, quindi potrebbe un corridore o due rientrare sui quelli davanti. A proposito di possibili alleanze, oltre agli azzurri, tuo fratello può contare sulla possibile alleanza di Danens, il campione del mondo uscente, Danens il belga, che difende i colori della Panasonic, la stessa squadra di tuo fratello. Certo, Danens non collaborerà senz'altro per andare a riprendere Maurizio, ma d'altronde lui corre con la nazionale belga e si starà in una posizione un po' ambigua, no? Però non credo che lui collaborerà per riprendere Maurizio. Grazie. Secondo te, Adorni, Danens come si comporterà in questo momento? Ma visto che stanno tirando gli olandesi, certamente Danens starà a guardare, indipendentemente dal fatto che corre con la Panasonic, cioè la squadra di Fondres. Sono momenti delicati, quindi risparmiare un po' di energie. 21 secondi in questo momento, quindi hanno perso qualche secondo, è il tratto più pericoloso per i due fuggitivi, perché è quello che immette sotto la salita finale, in cui io credo che poi ci sarà ancora un'azione
ecco, in questo momento i corridori si stanno incrociando e quindi si vedono i fuggitivi sulla destra del teleschermo, gli altri mentre stanno scendendo. Quindi io credo, no, credo che, anzi no, non sono i fuggitivi, sono il secondo gruppo, i fuggitivi ecco, sono dietro. È il punto che tu hai criticato aspramente. Sì, perché si possono vedere. Di questo tipo è falsata secondo te? Ma più che falsata è che dà delle indicazioni che molto spesso nelle corse tipo campionato del mondo non si dovrebbero avere, cioè nel circuito il corridore non si dovrebbe vedere quando ha 30-40 secondi, un minuto in fuga, proprio per dare, direi, quel fascino e quel brivido che serve soprattutto per percorse di questo genere. Scettico Gimondi sull'esito di questa fuga, Felice? Scettico un pochino sì, perché aveva la possibilità in pianura di fare più vuoto vuol dire arrivare sotto magari in 40 secondi e togliere la possibilità a quelli dietro con una sparata di entrare, così invece c'è ancora possibilità di entrare. Ed ecco che dal gruppo inizia la serie degli scatti sul tratto in salita. Secondo te, Moser? Ma gli unici che possono cambiare la situazione per me sono gli spagnoli, non li vedo davanti, potrebbe anche andare in porto la fuga e credo che una volata a due dovrebbe vincere Maurizio. Vediamo Hodge, l'australiano Hodge che si incarica di fare l'andatura, mentre ecco che passa Giovannetti qui sul traguardo. Giovannetti quindi non fa più parte del gruppo di testa, 33 uomini al comando con Marc Madiot che sollecita. No, non è Hodge ma è Stephenson. Clayton Stevenson, marcato da Cassani. L'australiano Stevenson tenta di agganciare il tandem di testa, Cassani logicamente gli rimane a ruota. Ecco Castro, l'argentino Castro, suona la campana anche per il gruppo degli inseguitori che passa a 3 minuti. L'argentino Castro, ecco Fondriest con Madiot, poi ecco l'australiano Stevens con Cassani, ecco qua l'australiano, poi Cassani, poi dopo il tandem Stevenson Cassani c'è Castro, ecco là l'argentino Madiot, Fondriest, poi Neil Stephens, poi Cassani e quindi Castro in testa al gruppo. Indurain con Bugno in quarta posizione, Chiappucci nella scia di Delgado, poi Hodge, poi Motte sulla sinistra con tutta la maglia aperta, Dirk De Wolf, ecco Chiappucci nella scia di Delgado nelle ultime posizioni, da Gotto Lauritsen, poi il rosso crociato Mackler, Delgado marcato da Chiappucci, poi Golf, poi Ballerini, poi Bugno nell'ordine, mentre eccoci ritornati sui due uomini al comando, attendiamo di sapere il vantaggio del tandem di testa, mentre Castro non riesce ad agganciare la coppia formata dall'australiano e da Cassani che lo marca stretto. Dunque due coppie in testa, quella che è passata adesso formata da Fondriest e da Madiot, all'inseguimento Neil Stevens, australiano, con Davide Cassani alla ruota in posizione di stopper, di controllore, e poi c'è ancora Daniel Castro che non è riuscito, quando ha prodotto lo sforzo è riuscito a sganciarsi dal gruppo, però non è riuscito poi ad agganciarsi agli uomini che erano davanti. Quindi le posizioni su questo tratto in salita restano immutate.
mutate. Non c'è ancora l'attacco di Fondris, che si mantiene sempre in seconda posizione, mentre è Madiot che sta facendo di più l'andatura, andando un po' sui pedali, mentre vedete che Fondris resta sempre elegantemente seduto in sella. Ecco che passa ora Fondris, sempre si ha la sensazione che il ritmo dei due sia completamente diverso, cioè che Madiot faccia molta più fatica di quanta non ne faccia Fondris, che cammina con il suo ritmo andando avanti in progressione, mentre Madiot è costretto a dannarsi l'anima per cercare di restare insieme a Fondris. Ma potrebbero anche essere questi giochi tattici, potrebbero essere pinzioni, potrebbero naturalmente essere movimenti fatti apposta per confondere le idee all'avversario. Finora dunque Fondries e Madiot restano al comando con una manciata di secondi, sono pochissimi i secondi che hanno di vantaggio nei confronti dei primi due. Intanto sta passando ora a 7 minuti e 50 il gruppo, diciamo il gruppo principale, quello in cui c'erano tutti gli altri italiani. Ritorniamo invece sul gruppo degli inseguitori, con Bugno nelle prime posizioni e con gli olandesi che danno la sensazione di volersi muovere. Intanto ecco che sono stati ripresi Cassani e Stevens, è stato ripreso anche Castro, quindi l'azione del gruppo ha avuto la meglio nei confronti di tutti coloro che inseguivano la coppia di testa. Ma Madiot e Fondries ancora hanno una manciata di secondi nei confronti del gruppo che di dietro ha già raccolto sia Daniel Castro che la coppia formata da Cassani e Neil Stevens. Situazione ancora estremamente aperta, resta sempre la coppia al comando Fondris e Madiot, ma il gruppo è pericolosamente vicino ai due. Ed è Teunisse, l'olandese Teunisse in prima posizione con Bugno in seconda, poi Mote, poi c'è Ine Boden, quindi è sempre Teunisse che ora fa l'andatura. Teunisse, poi Bugno, poi ecco Mote, poi Golz. Un vantaggio che si aggira ancora sui 20 secondi. Quanti chilometri mancano alla conclusione? Quando i corridori avranno completato il tratto di salita, ci saranno ancora 13 chilometri circa, 13 chilometri e mezzo, di cui 5 di discesa e 3 e mezzo di pianura. Quindi completato il tratto in salita, ancora 13 chilometri, 13 chilometri e mezzo circa. Resta sempre al comando la coppia formata da Fondris e Madiot, ma come vedete il gruppo, e avete forse sentito anche qui sulle tribune, c'è un enorme schermo che consente al pubblico di vedere anche la diretta della corsa. Quando si è aperta questa immagine, questa inquadratura che ha mostrato la coppia di testa, ma ha mostrato sullo sfondo il gruppo degli inseguitori vicinissimo, c'è stato un grido di delusione, proprio perché si è avuta la sensazione che va concretizzandosi adesso, che l'episodio di fuga sia ormai terminato. E a questo punto potrebbe nascere il contropiede decisivo. Attenti a Bugno che è in seconda posizione. Bugno in seconda posizione, potrebbe essere per Bugno il trampolino di lancio. Vediamo se il gruppo rimarrà tranquillo dopo aver neutralizzato l'attacco di Madiot e di Fondries. Pugno pronto, si guarda intorno, controlla, al suo fianco c'è Madiot, ecco Golz, scatta. Golz, scatto di Golz, Pugno prontissimo a portarsi nella scia di Golz. Era prevedibile che qualcuno a questo punto tentasse lo scatto, è stato Golz a partire per primo. Bugno che si guardava intorno, l'avevamo visto, in attesa forse che qualcuno si muovesse per primo, è stato prontissimo a riportarsi nella scia di Golz. Golz che ora è in testa con Bugno in seconda posizione. Ecco Fondries e Madiot vengono ripresi. Allora, vediamo se la telecamera adesso può passare. È il momento molto pericoloso, perché non solo ecco Bugno che... Ed è Bugno che scatta! Bugno che scatta, si volta! Bugno scatta, si volta e Golz che lo marca!
prima era stato Golza a scattare, Bugno l'aveva ripreso, allora nell'ordine, ecco che scatta Rouet, il francese Rouet, Bugno sempre pronto con Fondries, però ancora lì. Il pericolo credo non è tanto per il fatto che Bugno possa scattare e andare, ma un qualche corridore di secondo piano che si guardi un attimino, visto Bugno che è partito subito anche quando è scattato Rouet, quindi ecco ancora un altro scatto, credo di Fondries in questo momento, in testa al gruppo che allunga. Non si riesce a vedere, ma sembra Fondries che davanti ha fatto Bucci in ultima posizione. Ballerini, anche se ormai è Indurain con Chiappucci, ecco Chiappucci con Rox, pugno con Rox e Indurain, Rox e Pugno. Ecco Fondries, poi c'è Teunisse, ecco Pugno, Indurain e Rox, Pugno, Indurain e Steven Rox, l'olandese. È stata un'azione molto bella, è stato molto bravo ancora Fondries a dare un altro colpo quando Bugno era andato a prendere Rui, quindi ha allungato il gruppo e poi c'è stato un allungo di Indurain e di Bugno e quindi il gruppo si è riselezionato anche se hanno pochissimi metri di vantaggio. Bisogna vedere adesso dietro come composto il gruppo, sono un po' tutti sfilacciati, potrebbe esserci un incongiungimento, però vedo che c'è un netto distacco tra il gruppo, tra i tre e il gruppo dietro, il gruppo centrale. Ci sono però 4-5 uomini in mezzo a fare un po' l'elastico fra i tre in testa e il grosso del gruppo. Ed è arrivato Alvaro Mejía, il giovane colombiano che al Tour de France si era piazzato al primo posto nella classifica dei giovani. E l'abbiamo visto molto bene anche al recente trittico veneto premondiale, si è dovuto fare, è stato spessissimo protagonista Mejía. Si era parlato di un Indurain demotivato, stanco, pago del trionfo del Tour de France, un Indurain che nel kermesse post tour evidentemente aveva speso più del necessario, invece vediamo, ecco che Fondries si aggancia al gruppetto. Ma credo che Indurain il problema è stato che dopo il tour, certamente come hai detto tu, poi da San Sebastiano abbiamo visto un grande Delgado e quindi a un certo punto pensavamo che Delgado fosse lui, forse l'uomo, ma visto il percorso Indurain ha trovato certamente quel guizzo che l'uomo di classe riesce ad avere. Questo è Fondries con i gruppetti inseguitori dei primi, cioè i seguitori di Bugno, di Indurain, di Rox e di Maio, i quattro in fuga. Ecco il gruppetto di Golz, Indurain, Rox, Pugno e il colombiano Mejía. Quattro uomini al comando, tranne il colombiano che evidentemente risente dello sforzo compiuto per riportarsi dal gruppo degli inseguitori sui primi. Tutti e tre non lesinano gli sforzi, siamo ormai nell'abitato di Stoccarda, ci stiamo avvicinando al traguardo. Previsioni della volata, Dorni? Se fosse l'arrivo così arriverebbe a vincere esattamente Bugno, però visto che prima ho detto che secondo me la fuga era buona, quella che era andata via di Fondries e di Mathieu, quindi non mi sbilancio più, ma certamente questo è un bel quartetto, anche perché dietro vediamo che dovrà tirare, che tira dietro sarà Golz, i francesi, ma c'è Fondries ancora di rimessa che è nel quartetto dietro, è certamente più veloce Bugno, quindi non ci dovrebbe essere problemi, a meno di sorprese, ma visto come è andata ieri anche nei dilettanti non azzardiamo pronostichi, aspettiamo. Ed ecco che ora il colombiano si porta, no, il gruppetto degli inseguitori era Golz. Allora 6 ore 13 primi e 35 secondi il tempo di gara sino a questo momento. Ecco
il, ecco, i quattro uomini al comando con Rocks in penultima posizione, ora il colombiano in ultima posizione. L'esito di questo sprint, Moser, secondo te come sarà? Ma io credo che Bugno ha un bel vantaggio su tutti, perché né Rooks né Durai hanno mai vinto gara in volata. Il colombiano non lo conosciamo, ma non c'è mai stato grossi velocisti fra i colombiani. Gimondi, avevi ragione quando eri scettico sull'esito della fuga di Madiot e di Fondriest. Un pronostico sullo sprint? Ma sullo sprint decisamente direi Bugno, anche in considerazione che tutti gli altri non sono molto veloci e quindi dovrebbero comunque lavorare per cercare di andare sul podio, e quindi Bugno dovrebbe vincere. Intanto Makler si è portato nel gruppo dei più immediati in seguitori. Dobbiamo dire che ieri, gli ultimi tre giorni, cioè gli ultimi tre giorni di corse, da mercoledì che l'Italia ha vinto la cronometra squadra, quindi il ciclismo italiano è stato protagonista. Ieri non abbiamo vinto con Rebellin, ma abbiamo dominato la giornata tenendo il gruppo, facendo la corsa noi italiani, e la stessa cosa è successa oggi con i professionisti. Al di là del fatto poi dell'arrivo che vinca Bugno o non vinca Bugno, comunque credo che in queste ultime giornate il ciclismo italiano abbia dato veramente dimostrazione di essere più vivo che mai. Sembra strano, però nel giro di un anno o due, quando tutti ormai davano per morto il nostro movimento ciclistico, siamo diventati i migliori del mondo. Ormai il vantaggio sta aumentando, Giorgio. Sembra ormai che i quattro ce l'abbiano fatta, il loro vantaggio sembra di sicurezza, anche perché è molto difficile in questo tratto riuscire ad annullare un vantaggio che è stato preso in salita. Era successo così nei due giri precedenti, quando c'era stata l'azione di Fondriest. Sia Fondriest prima aveva selezionato il gruppo, sia Fondriest dopo era andato in fuga con Madiot. Adesso l'azione di Bugno, sul quale si sono portati Durain, Rox e Mejia, ugualmente ha portato ad avere alla fine del tratto in salita quel margine di vantaggio tale che consentisse a chi era andato in fuga di poter scendere, sia pure con poco vantaggio, ma davanti, senza il rischio di essere ripreso. Una considerazione per quanto riguarda Bugno e per quanto riguarda anche le vittorie fatte dagli azzurri con l'ammiraglia di Alfredo Martini. Martini ha vinto quattro volte il titolo mondiale con personaggi come Moser, come Saronni, come Argentin e come Fondriest. A parte Fondriest, che era giovanissimo all'epoca del successo, gli altri erano tutti corridori già di fama. Ecco comunque la situazione ancora, ma questa, attenzione, è un'immagine con il teleobiettivo, quindi un'immagine molto schiacciata che falsa un po' la sensazione, anche se vediamo che c'è del movimento. Ebbene, tutti, dicevo, i big che avevano conquistato il titolo mondiale con la gestione di Martini l'anno precedente la vittoria mondiale erano andati sul podio. Era successo a Moser, era successo a Saronni, è successo ad Argentin. Lo scorso anno Bugno era sul podio. Pensa di uscire dal gruppo Cornier, mentre ecco Reis, il danese, in testa al gruppo degli inseguitori che si è ricomposto, e ora il colombiano che fa l'andatura con Rox, che ha avuto un problema, gli si è sganciato il pedale. Ecco Rox che fa l'andatura, Rox che usa la ruota posteriore a rate. Adore. Sì, è una soluzione per la strada, un po' azzardata, un po' difficile, anche perché normalmente si usa le ruote normali, solo nel cronometro si usa. Sono ormai nella vicinanza dell'arrivo, vedo che tutti tirano, quindi il problema è soprattutto per portarsi all'arrivo e guadagnarsi una medaglia per il podio, a meno che di una sorpresa di qualcuno che scatti. Ma Bugno lo vedo molto vivo, molto pronto, quindi molto attento soprattutto. E scatta proprio Bugno, è finita la discesa, tratto in pianura, Bugno si porta a guidare il quartetto. Siamo negli ultimi 3 chilometri, siamo nel tratto di pianura, c'è un francese che è uscito all'inseguimento inquadrato con la seconda motocicletta, mentre vedete che alle spalle del francese che è scattato, si tratta di Cornier, alle spalle di Cornier c'è ancora il gruppo. Abbiamo visto Chiappucci andare davanti al gruppo per frenare di nuovo la situazione a protezione
della fuga di Gianni Bugno insieme a Rox, che vediamo ora col numero 146 in testa al colombiano Mejia e allo spagnolo Indurain, mentre in Boden, che vediamo in testa a questo gruppetto ancora con Cassani, con Marc Madiot. Ecco che il regista ci ripropone il quartetto di testa che è alle spalle del velodromo e dello stadio, ed ecco il triangolo rosso che indica l'ultimo chilometro del campionato del mondo, con quattro uomini al comando: Bugno il numero 163, il colombiano Mejía il numero 65, il vincitore del Tour de France lo spagnolo Indurain il 101 e l'olandese Rox il 146. Ripresi Madiot e Fondries, che erano scattati a due giri al termine. È nata in contropiede questa fuga con questo quartetto in un campionato del mondo, ed è Mejía che tenta l'attacco. Bugno è in seconda posizione, ecco nell'ordine il colombiano, poi Bugno, Indurain in terza posizione e Rox in quarta posizione, rettilineo d'arrivo con la telecamera nella scia del quartetto di testa, e sempre Mejía in testa. Bugno che attende lo scatto di Indurain, Indurain affianca Bugno, parte Bugno, Bugno è in testa, attacco di Indurain nella scia di Bugno, Bugno si volta, controlla la corsa e Bugno alza forse le braccia un anzitempo, ma Bugno è campione del mondo. Un attimo di indecisione, Bugno alzato forse, mentre è Kappes che vince la volata del gruppo, Kappes il tedesco, Kappes che vince lo sprint del gruppo, appare in sovraimpressione campione del mondo Gianni Bugno. Direi, come hai detto tu, ha alzato il braccio un attimo prima, che mi è dato l'impressione che tenisse Indurain lo potessero passare, ma comunque un Bugno, rivediamo questo sprint, Bugno in testa, controlla, sicurissimo di aver vinto, vediamo, ecco che alza le mani al cielo, ha vinto, a questo punto non ci sono dubbi, però ha rischiato molto. Ha rischiato moltissimo, perché la gioia, la contentezza forse non pensava, ma l'attimo che si è alzato ha rallentato un momentino. Io credo che Bugno così negli ultimi chilometri non l'avevo mai visto, cioè ha controllato benissimo questa fuga, anzi l'ha incitata, perché se abbiamo visto anche nell'ultimo chilometro e gli ultimi 700 metri, Bugno è stato lui a allungare per tenere questo vantaggio. Ecco Bugno, questa ripetizione volata, vediamo sulla destra del teleschermo Tenissola, sinistra Indurain, Bugno alza le braccia e certamente ha vinto bene. Il corridore poi, quando è in quel momento, sa quello che deve fare. Qualcuno è riuscito magari a perdere una corsa ieri, ma Bugno una corsa così non poteva certamente perderla. Allora sentiamo adesso Bugno, Rox, Indurain, questo è l'ordine d'arrivo. Boser, ma Bugno l'ha dominata la volata, però forse si è rialzato un po' troppo presto, perché abbiamo visto Rox che veniva, io ho preso un attimo di paura, perché abbiamo preso paura tutti, se solo per questo, vero Gimondi? Sì, volata emozionante, un attimo di terrore, sì, anche perché ha esaltato un po' troppo presto e quindi Rox si rimonta, l'ha avvicinato moltissimo e mi ha bloccato l'urlo. Bugno campione del mondo proprio per questa alzata di braccia, proprio con un attimo di anticipo, mentre vediamo che Bugno si sta avvicinando alla nostra postazione, e Amedeo Colombo che lo sta portando verso di noi, ma ecco qua il bravissimo Cassani. Sì, oggi penso di avere così contribuito alla vittoria di Gianni Bugno, è andato fortissimo, come al solito la nazionale italiana ha lavorato veramente bene, mi dispiace solo per Moreno che è rimasto fuori, a quel punto ho cercato così di parlare con quelli che siamo rimasti, ci siamo sacrificati tutti per vincere, quasi quasi ce la faceva Fondres, dopo sono rinvenuti da dietro e Gianni è stato molto bravo a scattare nell'ultimo strappo, noi dietro dopo abbiamo controllato, io sono andato dietro a tutti quelli che potevo e così sono contento per Bugno. Grazie, ed ecco qua Bugno, ringraziamo Farolfi
che ci ha portato il campione del mondo. Gianni, ce la fai a superare questo sbarramento? Gianni, ci hai fatto soffrire con quelle braccia alzate troppo presto. È stato prematuro, però ho vinto lo stesso, contento. Campionato del mondo non cambia tutti i giorni di vincere, quindi mi sono lasciato un po' andare. Forse non è la giornata oggi, alzare le mani e ho sbagliato, però l'importante era vincere. Devo ringraziare anche la squadra. L'ultimo giro abbiamo coperto la fuga di Fondri, siamo andati a avere in tutti gli attacchi di Tunisia e dei Belgi. Però dopo siamo, quando abbiamo preso Fondries e Motè, Fondries, Fabio, allora ho provato io assieme ai Durain e siamo andati via. È stata una corsa molto difficile, anche perché non pensavo di vincere. Ecco, guarda, sul teleschermo, sul grande schermo ripropongono l'immagine di Bugno a braccia alzate. Bugno, Roxy, Indurain. È stato indubbiamente il momento più bello, più emozionante, più sofferto di questo mondiale. Sì, l'importante era la vinta, già mio padre sono qui. Senti, vuoi un po' riepilogare, riassumere questo mondiale, un mondiale dominato dagli azzurri? Ma non pensavo andare così, perché per la maggior parte della corsa non mi sono sentito in una grossa condizione. Ho parlato con Moreno, ho detto cerchiamo di stare davanti, perché qua siamo diventati problematico. Dopo ci siamo sganciati e purtroppo è rimasto fuori il Moreno. A quel punto ho parlato con Fondo e Schiappucci di vedere stare entrando nelle fughe, perché è difficile da controllare. È stato così che Fondo è entrato all'ultimo giro e noi abbiamo controllato. Dopodiché hanno tirato i spagnoli e noi di contropiede, quando abbiamo preso poi siamo partiti. Gianni, dopo la vestizione della maglia iridata ti prego di ritornare alla nostra postazione per le unilaterali, per le trasmissioni della sera. Gianni, la meritata consegna della maglia iridata. Adorni, il commento tecnico. Ma credo che questa giornata sia stata completata soprattutto da questa vittoria di Bugno, che è molto bella e molto esaltante, e soprattutto perché gli italiani oggi l'hanno veramente dominata dall'inizio alla fine, quindi è stata una giornata stupenda. La squadra ha lavorato benissimo, prima Bontempi con gli altri, poi nel finale con Fondries, che ha dato l'impressione poi di riuscire a vincere questa corsa, e nel finale poi Bugno l'ultimo giro. Bugno che ha dominato, soprattutto l'abbiamo visto nelle prime posizioni, pedalare con una grandissima facilità e a vincere una volata che ci ha fatto soffrire un attimino, ma però certamente lui sapeva benissimo quello che doveva fare. Un attimo, c'è Maurizio Fondries, un altro azzurro al nostro microfono. Maurizio, fuga con Madio, ti lancio il microfono. Ma siamo trovati in questo gruppo con Bugno e Chiappucci e ho parlato con lui, gli ho detto che stavo bene, gli ho detto che partivo al penultimo giro sulla salita. Infatti ho fatto così, sono partito forte, solo che mi sono trovato un Madio che lui dice che era stanco e non è che collaborava tanto, altrimenti potevo vincere. Comunque abbiamo vinto lo stesso. L'ultima volta che abbiamo fatto la salita e non ho raggiunto quasi in cima, e ho provato di nuovo a scattare in contropiede via Bugno con gli altri tre. Io ho fatto una corsa stupenda, come del resto noi italiani. Quest'anno è cambiato il mondo, è rimasto in Italia. Speriamo che la prossima volta magari tocchi a me. Quando tu sei scattato nell'ultimo penultimo, avete raggiunto un vantaggio di 25-30 secondi al massimo. Come mai non è aumentato? C'era un tratto di pianura nel finale del penultimo giro in cui si poteva aumentare il vantaggio in quel momento. No. È mancata forse la collaborazione di Dio? Non è aumentato perché Madio tirava poco o niente. Io dovevo forzare, però non potevo neanche forzare al massimo, perché non si sa mai se uno dice la verità. Non potevo magari trovarmi a metà salita e rimanere con un piede su, un piede giù, quindi ho dovuto tirare un po' di più di lui, però non potevo dare il massimo, perché lui è un uomo pericoloso e non potevo rischiare di far secondo. Tu hai prodotto due attacchi in salita, nel primo hai selezionato il gruppo grosso, sono rimasti quei 35 in testa, nel secondo sei andato via con Madio. Non hai ripetuto la stessa azione nell'ultimo giro? No, ho tirato. L'unica cosa che al penultimo giro Madio aveva 50 metri davanti, e quando
sono riuscito a prenderlo e passarlo, però poi mi ha raggiunto. Se rimanevo da solo forse era diverso, era meglio, almeno potevo dare il massimo visto che ero da solo. Nell'ultimo giro ho provato ancora, però non è stato possibile perché avevo tirato tutto il penultimo giro, quindi comunque va bene così. Una grande azione di squadra sicuramente, un mondiale totalmente dominato. Sicuramente abbiamo controllato questa corsa e abbiamo vinto. Meno male che quest'anno è rimasto in Italia. Grazie a Maurizio Fondes. Intanto vediamo che c'è anche il papà di Bugno, eccolo qui, grandi emozioni, grandi sensazioni in questo momento. Grandissime veramente, non si sa più cosa dire in questi momenti, perché sono momenti abbastanza emotivi, insomma. È andato tutto bene, la squadra ha lavorato, quanto si è visto bene, già ha fatto la sua corsa come si aspettava. È successo, dai, è arrivato. Gianni ha vinto tante cose importanti nella sua carriera, però indubbiamente un campionato del mondo lascia una sensazione particolarissima mai vissuta finora. Certamente sì, questo è vero, è la cosa che vale una carriera, diciamo. E la lasciamo godersi il momento della vestizione e di lasciar andare tutta quanta l'emozione, tutti quanti i bei sentimenti che in questo momento ha. E vorrei ringraziare il collega Lillo Pietro Paoli di averci portato sia Bugno Junior che Senior. Allora Lillo, un giudizio su questo mondiale. Lillo Pietro Paoli del Messaggero. Eravamo gli strafavoriti, abbiamo tenuto bene in pugno sempre la corsa, l'abbiamo dominata tatticamente, l'abbiamo vinta, cosa di più. Era andata male la pista, con la strada abbiamo rimesso tutto a posto, due primi posti, un secondo, quello di Ribellini che vale un primo. Mi pare che veramente l'Italia sia la prima al mondo in bicicletta. E questo è il 14° titolo mondiale conquistato da un azzurro. Alfredo Binda nel 27, nel 30, nel 32, Guerra nel 31, Coppi nel 53, Baldini nel 58, Adorni nel 68 e Adorni ha il record dei distacchi, te lo ricordi Vittorio? 9 minuti e 50, ho avuto meno problemi di Bugno oggi, però certamente è una grandissima emozione. Quando un corridore taglia il traguardo per un campionato del mondo è, come diceva il papà di Bugno, vale tutta una carriera. Adorni nel 68, Basso nel 72, Gimondi nel 73, Moser nel 73, nel 77, Saranni nell'82, Argentin nell'86, Fondriest nell'88. Ecco, in attesa della cerimonia protocollare. Cerimonia che dovrebbe essere fra pochissimi minuti, lo diciamo anche come comunicazione di servizio, in quanto abbiamo ovviamente i soliti problemi di collegamento, ma dovrebbe essere imminente il cerimoniale, già tutto pronto. Adorni, a te l'onore di leggere il medagliere. Quando si sono concluse le prove su pista avevamo detto due medaglie d'argento, un bilancio modesto. Auguriamoci che nelle gare su strada le cose vadano meglio. Sono andate benissimo, due maglie iridate nell'inseguimento nella 100 km a squadre dilettanti, nella prova più importante, più bella nella gara in linea, oltre alla medaglia di argento di Rebellin tra i dilettanti. Adorni, il medagliere. Ma credo... E io vorrei che tu riepilogassi in questi pochi istanti che mancano per sentire per la seconda volta qui a Stoccarda l'inno di Mameli. Vorrei che tu riepilogassi tutti i risultati, naturalmente citando solo il campione del mondo e eventualmente un buon piazzamento di un azzurro. Nella velocità donne ha vinto l'olandese Aringa, così nella corsa punti sempre la Aringa. Per quanto riguarda l'inseguimento individuale donne, la tedesca Rosner, nella corsa punti professionisti ha vinto il russo Ekimov, nella individuale a punti Ekimov, nell'inseguimento professionisti Moreau, nel mezzo fondo professionisti ha vinto Clark, quarto Bielli. Nella velocità professionisti sappiamo che ha vinto l'australiano Hall, ma è stato poi squalificato sia il primo che il terzo per doping, il quarto nostro è Golinelli. Nel Keirin professionisti ha vinto il tedesco Hubner, secondo il nostro Golinelli per poco. Nel tandem ha vinto i tedeschi, quarti nostri italiani. Nel
nella velocità dilettanti primo Fiddler, quinto Paris, nel inseguimento dilettanti Lehmann, nella corsa punti dilettanti primo Risi svizzero, nel mezzo fondo dilettanti ha vinto Königshofer l'austriaco, nel chilometro da partenza fermo ha vinto Moreno, sesto il nostro Cappelli, nella corsa a squadre direi il seguimento a squadre, sempre il seguimento 4 km in pista, ha vinto il seguimento la Germania, nel tandem sempre la Germania quanto prima, nella invece in corsa 100 km a squadra su strada ha vinto l'Italia con Anastasia Colombo contro Peron, nel 50 km donne ha vinto la Francia, nella corsa individuale francese la Van Morsel e ieri i dilettanti Ria Beatis. Ed eccoci alla cerimonia di premiazione, sono già sul podio, eccolo qui Gianni Bugno con il vincitore del Tour de France Indurain e con l'olandese Rox. Si ritrovano dunque Bugno e Indurain, protagonisti del Tour de France, arrivarono insieme, ricorderete, in una delle tappe più importanti del Tour de France, vinse Bugno ma Indurain vinse la maglia gialla e oggi Bugno ancora ha preceduto Indurain in una corsa che è valsa la maglia iridata, ecco che riusciamo a intravedere anche in queste immagini non fortunatissime per quanto riguarda il campo libero sulla maglia iridata di Gianni Bugno. Ecco, Gianni Bugno nato a Bruggen, Svizzera nel 64, risiede comunque a Milano, sposato, papà di un bambino, è cresciuto nelle file della Ciclisti Monzesi, ha avuto una brillante carriera dilettantistica con 50 vittorie per quel Gran Premio Liberazione del campionato italiano di seconda categoria, è passato professionista alla fine della stagione 85, poi ha cominciato a vincere nell'87 una tappa del Trentino, ha vinto il Gran Premio di Camaiore, anche il Giro dell'Appennino, passato al professionismo dunque nel 1985, questa è la sesta stagione per Gianni Bugno che negli ultimi due anni, dopo le prime vittorie di cui vi ho fatto cenno, ha guadagnato, ha ottenuto una grande maturità fisica, atletica e diciamo anche una maturità per quanto riguarda la tattica in corsa, è un corridore che spesso viene accusato di non essere cattivo, di non essere grintoso, ma è un corridore che riesce ad esprimere sempre il suo grandissimo potenziale. Inno italiano in onore di Gianni Bugno, campione del mondo 1991. Alfredo Martini, 17ª volta sull'ammiraglia, è il quinto titolo mondiale che l'Italia conquista fra i professionisti con la guida sull'ammiraglia di Alfredo Martini, uomo che è riuscito nell'impresa più grande, quella di far convivere in una giornata tante e tante personalità come appunto quelle dei tanti campioni che soprattutto
in questa edizione di Stoccarda componevano la nazionale italiana. Non c'era soltanto Gianni Bugno che poteva vincere, c'era Moreno Argentine, c'era Claudio Chiappucci, c'era Maurizio Pondrieste e c'erano anche gli altri componenti della squadra che avrebbero potuto tranquillamente poter giocare le loro carte qualora le circostanze lo avessero consentito. Si è conclusa così la cerimonia protocollare di premiazione. Credo, Adriano, che non abbiamo più altro da aggiungere per quanto riguarda questa telecronaca, a parte ovviamente ancora le ultime congratulazioni con